Covid-19 in Campania, 108 positivi su 5.872 tamponi, un deceduto. ASL Napoli 2 Nord stoppa le prime dosi per mancanza di vaccini. De Luca sull'emergenza sanitaria, vaccinare i giovani subito, mascherine tutta l'estate. Discoteche sul piede di guerra, Tony Tofano, assurdo non riaprire i locali neanche ai vaccinati, siamo gli unici in Europa, così il settore muore. Lavori pubblici a Forio, il sindaco del Deo, possiamo essere più che soddisfatti, i ritardi causati dagli spostamenti chiesti dagli operatori. Ad Ischia l'ultima uscita pubblica dell'ammiraglio Pettorino, la Guardia Costiera lancia la campagna Reti Fantasma 2021 e presenta un nuovo progetto di sostenibilità ambientale. Enzo Ferrandino, fortificare le radici di appartenenza di una comunità, così si possono vincere le sfide del futuro. La dirigente Maria Rosaria Marsella va in pensione, una fortuna verrà svolto per una vita il lavoro che mi piaceva. Ieri la giornata mondiale del rifugiato, Procida presenta il suo modello di accoglienza. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Avete appena ascoltato i titoli di questa sera. Iniziamo come di consueto dal bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania con i dati sul contagio aggiornati alla giornata di ieri. 108 i positivi a fronte di 5.872 tamponi analizzati. Un solo deceduto, tra l'altro zero nelle ultime 48 ore, uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Stabile la situazione dei posti letto di terapia intensiva occupati, 18 su 656, in leggero calo invece i posti letto di degenza occupati, 211 su 3160. Rapidamente andiamo a dare uno sguardo anche ai numeri sulla vaccinazione in Campania. Complessivamente vaccinati con prima dose 3.393.721 cittadini, di questi 1.927.933 hanno ricevuto anche la seconda dose, le somministrazioni effettuate in totale sono 5.321.564. E a proposito di vaccini, c'è un'importante notizia che arriva oggi dall'ASL Napoli 2 Nord, perché a partire da giovedì 8 luglio l'ASL sospenderà la somministrazione di prime dosi di vaccino a causa della limitatezza delle scorte. Al momento infatti l'azienda sanitaria deve assicurare la priorità alle oltre 190.000 persone che devono effettuare la seconda dose nelle prossime settimane, garantendo loro il completamento della vaccinazione. L'azienda sanitaria aveva avviato dallo scorso 29 giugno un programma di accessi senza prenotazione presso tutti i propri centri vaccinali per tutti coloro che residenti sul proprio territorio volessero aderire alla campagna. Anche grazie a questo piano straordinario l'ASL è riuscita ad avvicinare alla vaccinazione oltre 45.000 nuovi cittadini negli ultimi 10 giorni. Al momento sono circa 570.000 i residenti sul territorio dell'ASL Napoli 2 Nord che hanno scelto di vaccinarsi avendo effettuato una prima dose, mentre sono 270.000 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. L'ASL Napoli 2 Nord, in collaborazione con i comuni del territorio, ha attivato un sistema di 22 centri vaccinali straordinari allestiti presso palestre, edifici pubblici e locali sanitari. Questo modello operativo ha permesso, scrive l'ASL, di effettuare anche 18.000 vaccinazioni in una sola giornata e di creare un buon coinvolgimento tra la popolazione dei 32 comuni del territorio. Attualmente è stato vaccinato con almeno una dose circa il 63,5% della popolazione residente con più di 12 anni. E a proposito dell'emergenza sanitaria, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è ritornato a commentare i fatti di attualità di questi ultimi giorni, in particolare il tema delle vaccinazioni, ma anche quello della possibilità di nuove chiusure in programma per l'autunno e anche sull'uso della mascherina obbligatoria all'aperto in Campania, nonostante in Italia non lo sia più. A luglio avremo meno vaccini sufficienti solo per le seconde
le dosi, spiega De Luca. Vogliamo però insistere con i giovani per mettere in sicurezza la scuola ed evitare nuove chiusure in autunno. In Campania ci sono vari problemi, tenere la mascherina all'aperto non è un grosso sacrificio, penso la manterremo anche oltre il mese di luglio. Queste alcune delle dichiarazioni di De Luca, ascoltiamo. È un po' un calo delle dosi di vaccini in questo periodo estivo, si parla di calo proprio delle forniture. Assolutamente sì, noi continuiamo in Italia ad ascoltare parole di sottovalutazione, di minimizzazione dei problemi. La verità è che dopo le stupidaggini che hanno raccontato agli italiani a proposito di AstraZeneca si è in qualche modo rotto il rapporto di fiducia fra i cittadini e lo Stato e va ricostruito questo rapporto di fiducia. Allora, noi avremo a luglio meno vaccini, al di là di quello che racconta il commissario, avremo meno vaccini e quindi la gran parte dei vaccini disponibili sarà utilizzata per le seconde dosi. Noi ci stiamo preparando in Campania a fare soprattutto una campagna di massa per quanto riguarda le scuole, perché noi partiremo a settembre con le scuole aperte. E se non vacciniamo le ragazze e i ragazzi avremo problemi seri. Quindi io intanto invito le ragazze e i ragazzi a utilizzare il mese di luglio per vaccinarsi, perché entro luglio possiamo fare già la seconda dose anche di Pfizer. E in ogni caso dall'ultima settimana di agosto fino al 15 settembre, se sarà necessario al 20 settembre, allunghiamo il periodo di ferie scolastiche. Dobbiamo vaccinare tutti gli studenti se vogliamo stare tranquilli, altrimenti, siccome i ragazzi più giovani sono quelli che fanno la movida, hanno più vita sociale, noi rischiamo di avere un mese di ottobre molto pesante. Quindi ci stiamo preparando per avere un'estate tranquilla e avere soprattutto una ripresa tranquilla in Campania. Teme un pochino una chiusura, una nuova chiusura ad ottobre, anche come giudica il comportamento di alcuni italiani in questo momento? È stato un po' un liberi tutti forse? Noi dobbiamo stare attenti, ho ripetuto tante volte che la Campania è la regione d'Italia a più alta densità abitativa, poi d'estate noi abbiamo un rimescolamento sociale perché arriva la gente al sud, vengono dalla Lombardia, al Piemonte, da altri paesi, quindi si rimescola la società campana. Poi abbiamo una quota di persone che hanno deciso di non vaccinarsi, allora dobbiamo stare attenti. Il motivo per cui è obbligatorio in Campania tenere la mascherina non è perché ci divertiamo a tenere la mascherina, ma perché è un piccolo sacrificio che si fa per avere una maggiore protezione. È un aiuto che diamo ad evitare la diffusione del contagio. Questo è tutto. Mascherine fino al 28 luglio proseguirà? Ma forse andremo anche oltre. Ora parliamoci chiaro, non è un grande sacrificio perché se vai a mare la mascherina te la togli, vai al ristorante la mascherina te la togli, se vai in un parco pubblico e stai da solo la mascherina te la togli. È evidente che se vai nelle piazze della movida devi inchiodarti la mascherina sulla bocca, perché se no ti prendi il contagio, perché fra l'altro la variante Delta è particolarmente aggressiva con i giovani. Non so se è chiaro, in Gran Bretagna in questo momento abbiamo 25.000 positivi al giorno, allora un po' di pazienza, un po' di attenzione in più ci consente di raggiungere l'obiettivo che ha la Campania: aprire tutto, ma aprire per sempre. Non far finta di aprire per due mesi e poi essere costretti a richiudere tutto a ottobre. Questo è il nostro obiettivo. Cambiamo argomento, ma restiamo poi su quello che è il tema della pandemia. In questi giorni infatti insiste sui social e nel dibattito pubblico la polemica sulla chiusura delle discoteche nei locali chiusi. Il governo aveva promesso le riaperture seppur con regole ferree, ma non è bastato un protocollo basato sostanzialmente su Green Pass e altre precauzioni. A meno di improbabili colpi di scena, le discoteche resteranno chiuse. Insorge quindi il mondo del by night, che anche ad Ischia è fortemente danneggiato dalle chiusure. Ne abbiamo parlato con Tony Tufano, sentiamo. Tony Tufano, dal mondo dello spettacolo, un grido di aiuto, parliamo soprattutto delle discoteche in maniera particolare, si attendeva una riapertura con regole anche
restrittive, ma sembra che non ci sia intenzione da parte del governo di aprire. Una situazione davvero difficile per l'intero comparto. Sì, ciao, buonasera a tutti. Sicuramente una situazione difficile per questo settore. Con il SILB abbiamo fatto un comunicato dove si chiede appunto più attenzione, delle risposte serie in brevi tempi. Entro il 10 di luglio si sarebbe dovuto avere la certezza delle date di riapertura per il mondo della notte, per i locali di pubblico, i locali da ballo, e questo non avverrà, e se avverrà, avverrà sicuramente non per le, almeno così pare, cosa alla quale ci stiamo opponendo con forza, non avverrà, non dovrebbe avvenire per i locali al chiuso. Questo è un settore che conta più di 3.000 locali, con oltre 300.000 dipendenti, per un fatturato di oltre 3 miliardi di euro, senza contare tutte le attività collaterali che girano attorno appunto a questo mondo. Non si capisce come mai il protocollo, che è lo stesso che dovrebbe essere utilizzato per le crociere, non può essere utilizzato insomma anche per il mondo della notte. Perché tu mi chiedi quali sono questi protocolli? Noi abbiamo caldeggiato il Green Pass, abbiamo fatto delle nel nord Italia, dove tra l'altro io risiedo e svolgo attività appunto di gestione di locali, lo faccio anche sull'isola d'Ischia insieme a dei amici, soci, tra virgolette, di Napoli. Abbiamo fatto una prova generale che ha dimostrato che con le dovute sicurezze, con i dovuti protocolli, rispettando i protocolli, si può fare sicuramente più in sicurezza rispetto ad altri contesti la serata. Il Green Pass è stato promesso ai giovani, che già sono sfiduciati attualmente nelle istituzioni, hanno poca fiducia nelle istituzioni, hanno poca fiducia negli enti. Gli è stato promesso, gli è stato detto vaccinatevi, vi daremo il Green Pass, si potranno fare tante cose, tra cui potrete accedere ai luoghi da ballo, e invece adesso i giovani si vedono rifiutare anche questa, per l'ennesima volta, insomma, questa speranza. Questo un attimino il problema, perché cosa succederà? A mio avviso il pericolo che non si sta capendo, si sta sottovalutando, è che i giovani, cosa che io naturalmente sconsiglio e cosa che io naturalmente alla quale mi opporrò con tutto il nostro gruppo, spingeremo e faremo di tutto per far vaccinare più persone possibile, perché sappiamo che la soluzione per tornare veramente alla normalità è poi quella. Però il problema è che se attualmente lo Stato non va in linea con questa mentalità e con questa ideologia, rischiamo di rimanere scottati da questa esperienza. Il rischio poi grande, ovviamente, Tony, è quello che laddove non si aprano le discoteche, in un qualche modo si incentiva il rischio di organizzare poi feste private al chiuso, che sono ancora più pericolose perché non controllate. Esattamente, la conclusione è proprio questa, il rischio è proprio che i ragazzi si organizzino in autonomia con feste private non controllate, con assembramenti che naturalmente non si sarà in grado di controllare. Le discoteche, i locali da ballo sono locali atti e indicati proprio per controllare e regolamentare questo tipo di eventi, e il tenerli chiusi non farà altro che, soprattutto in un periodo estivo, aumentare appunto questa situazione di illegalità, in particolar modo tra i giovani. Quindi secondo me bisogna, la mia voce è a nome un po' di tutti quelli che rappresentano il settore, e vi ringrazio a voi dell'opportunità, è proprio per sensibilizzare su questo tema le istituzioni e gli enti, perché si rischia di creare una situazione veramente poco piacevole e sanitariamente anche non edificante, insomma. Parliamo di politica, il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, ai microfoni di Nuvola TV, commenta i lavori pubblici in corso sul proprio territorio. Il primo cittadino si dice soddisfatto di quanto si sta facendo e sui ritardi che hanno portato a tenere i cantieri aperti anche davanti ai turisti. Del Deo, riferendosi soprattutto ai lavori al porto, spiega era stato tutto ampiamente previsto e concordato con gli operatori, ora ci siamo fermati e riprenderemo subito dopo l'estate. Ascoltiamo. Sindaco Del Deo, la stagione estiva è ormai iniziata, a Forio tanti cantieri avete deciso saggiamente, io aggiungo, di fermarli, soprattutto quello importante al porto. Ecco, è stata una scelta che avevate già messo
in preventivo, siete comunque soddisfatti del punto a cui siete con i lavori? Io credo che diciamo, possiamo essere più che soddisfatti, anche perché i lavori sono sotto gli occhi di tutti, Forio è un cantiere. Naturalmente siamo arrivati a fine giugno perché i lavori dovevano iniziare il 1° ottobre, invece abbiamo iniziato poco prima di Natale, perché ottobre e novembre gli operatori giù al porto, insomma i ristoratori, avevano chiesto, siccome si stava lavorando e si veniva da una primavera di Covid, dissero al sindaco: stiamo lavorando, spostiamo la data di inizio dei lavori. Io già all'epoca avevo anticipato, detto: noi spostiamo questa data, ma ricordatevi che poi in primavera non riusciremo a diciamo, ad avere i lavori finiti per fine aprile. Naturalmente la scelta è stata comunque una scelta positiva, perché ottobre e novembre si è lavorato e si è lavorato abbastanza, mentre marzo, aprile e maggio lavoro non ce n'è stato, ma anche di questi periodi qua abbiamo potuto vedere che fino a metà giugno il lavoro c'è stato soltanto nei fine settimana. Quindi è stata una scelta giusta quella di accettare la richiesta dunque degli operatori. E noi riprenderemo subito dopo dunque l'estate, vediamo un po' come va, speriamo che si continui a lavorare anche per ottobre e novembre, in modo da poter recuperare i mesi che abbiamo perso a marzo, aprile, dunque e maggio. La stagione è iniziata, sta iniziando molto lentamente, si sta lavorando soltanto nei fine settimana, e speriamo che insomma, dal prossimo weekend in poi ci sia un maggiore incremento di presenze. Naturalmente questo pesa molto sulla nostra economia, perché le nostre attività sono stagionali, in particolar modo pesa molto, anzi io direi moltissimo, proprio sui lavoratori dunque stagionali, perché Ischia era abituata a lavorare 8 mesi all'anno, poi ci siamo ridotti a 7, poi a 6, poi a 5, poi l'anno scorso si è lavorato in effetti intorno a 3 mesi e mezzo, questo è stato tutto il lavoro. Speriamo che ci sia ripresa, speriamo che questo maledetto Covid termini qui e non ci sia di nuovo una ripresa che ci vada a pregiudicare anche il 2022. Naturalmente noi, se le cose vanno bene, ripartiremo anche con le fiere all'estero per promuovere, diciamo, l'isola di Ischia. Una notizia flash sulla politica: ieri abbiamo parlato dell'attesa sentenza del Consiglio di Stato a proposito delle elezioni di Lacco Ameno, Consiglio di Stato che si è riunito quest'oggi, ma al momento non c'è ancora alcuna deliberazione, che quindi potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Non è a nostra conoscenza, a conoscenza di nessuno, quando effettivamente si avrà la sentenza, se sentenza sarà, perché come abbiamo spiegato ieri c'è la possibilità anche di un ulteriore rinvio per esaminare altre schede, come richiesto dalla parte di Giacomo Pascale. In ogni caso bisognerà attendere ancora per conoscere quello che sarà il risultato definitivo a questo punto del primo turno delle elezioni di Lacco Ameno. Vi terremo aggiornati. Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata all'attualità nella sempre suggestiva location del Castello Aragonese di Ischia. Ieri c'è stato un importante evento organizzato dalla Guardia Costiera di Ischia e dall'Area Marina Protetta Regno di Nettuno, protagonista ovviamente la cultura del mare. Diversi sono stati i contributi presentati, di cui ci occuperemo in questi giorni. L'occasione però si è rilevata particolarmente importante, perché c'era la presenza del comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, il quale ha scelto proprio la sua Ischia per l'ultima uscita pubblica, in cui tra l'altro la Guardia Costiera ha lanciato la campagna Reti Fantasma 2021 e ha presentato un nuovo progetto di sostenibilità ambientale delle capitanerie di porto. Ce ne parla proprio l'ammiraglio Pettorino, che nelle prossime settimane concluderà la sua carriera. Il nostro mare va conservato, perché il mare è fonte di vita. Il mare, noi veniamo dal mare, dal mare ogni giorno prendiamo il 50% dell'ossigeno che respiriamo,
il mare assorbe il 30% dell'anidride carbonica che produciamo, ma il mare è anche fonte di vita, è fonte di economia, soprattutto per un paese come l'Italia che ha 8.000 km di costa meravigliosa, un turismo estivo e balneare di assoluto pregio, molto ricercato e valorizzato soprattutto in quest'ultimo periodo. E quindi l'attenzione nei riguardi del mare significa avere attenzione nei riguardi di noi stessi, della nostra economia e quindi anche del nostro futuro. Noi negli ultimi anni abbiamo avviato, proprio per far crescere in tutti quanti la maggior consapevolezza per un uso sostenibile del mare, abbiamo avviato una serie di campagne. Due anni fa facciamo quelle plastic free, con un lancio anche in televisione di spot molto attraenti, e anche con una campagna promozionale fatta di incontri con i cittadini. Poi abbiamo lanciato la campagna delle reti fantasma, cioè queste reti perse o abbandonate che continuano in mare a pescare. Pensate che ogni anno nel mare vengono abbandonate 640.000 tonnellate di attrezzi da pesca, che pescano un quantitativo pari al 5% del prodotto pescato in tutto il mondo. Questo sta a significare che queste reti, che sono, non solo sottraggono risorse importanti come la pesca e il pescato inutilmente, perché non vengono poi consumate, ma al tempo stesso rilasciano anche quelle micro e nanoplastiche che tanto rendono problematico la salute del mare, in quanto ingerite dagli animali, dalla fauna ittica, entrano nel ciclo biologico e oggi vengono anche trovate negli organismi degli uomini. Quindi sono campagne a cui teniamo molto, racconteremo poi nel corso della serata altre iniziative, altre attenzioni che stiamo maturando, e sono campagne che servono, perché un cittadino consapevole sull'uso sostenibile del mare è una garanzia proprio per il futuro del mare. Ammiraglio, l'area marina protetta come strumento legislativo in Italia è stato importante, su tante località ha funzionato, su altre meno. Pensando anche ad Ischia, in effetti, quanto effettivamente può essere un'opportunità da cogliere e da sfruttare per tutelare il mare, ma anche per valorizzare l'economia del posto? Io credo che sia fondamentale. Oggi assistiamo a un depauperamento delle risorse, soprattutto ittiche, dei nostri mari. Ricordiamoci che il Mediterraneo ha una biodiversità unica. Nel Mediterraneo vivono 17.000 specie di animali, fauna e di flora. Si tratta di una biodiversità da conservare, ma soprattutto la pesca non controllata, che a volte viene praticata, ha portato, come dicevo, a un depauperamento delle risorse ittiche. E allora queste tratti di mare conservati con cautela e attenzione costituiscono oggi delle nursery, dei luoghi dove ripoter vedere la riproduzione di quelle specie che rischiano di scomparire. Si tratta di conservare tratti di mare a beneficio di tutta la comunità, perché una comunità che può offrire un'area marina protetta di interesse è anche un'attrazione turistica, è anche un'attrazione economica e non è soltanto una sottrazione di aree di pesca. Grazie al Ministero dell'Ambiente abbiamo fornito tutti i comandi sete di aree marine protette di automobili elettriche, e questo anche per dare un impulso a quella che deve essere la mobilità del futuro, una mobilità all'insegna del rispetto dell'ambiente, e lo facciamo in località come queste. A Ischia ogni anno arrivano centinaia di migliaia di turisti, un'isola che vuole proteggersi e vuole avere un mare, un ambiente pulito, ha una guardia costiera che si muove sul territorio con un'auto elettrica. È un segnale per tutti, perché nel prossimo futuro questa mobilità dovrà essere tenuta con riguardo e nella massima attenzione.
Nel corso della cerimonia di intitolazione di un'area della Pineta Mirtina ai marinai di Ischia e alle capitanerie di porto, fortemente voluta dall'Unzia e dal comune di Ischia, come abbiamo raccontato nell'edizione di ieri del nostro telegiornale, il sindaco Enzo Ferrandino ha sottolineato l'importanza della conoscenza delle proprie radici e della propria storia per far sì che le nuove generazioni sappiano affrontare le sfide che la vita propone. Una conoscenza e una cultura che necessariamente devono abbracciare anche la cultura del mare per comprenderne il valore e per imparare a proteggerlo. Sentiamo le dichiarazioni di Enzo Ferrandino rilasciate tra l'altro a Giacomo Pascale nell'inedito e simpatico ruolo di giornalista. Allora, sindaco Ferrandino, in questo inedito ruolo di intervistatore ho seguito con molta attenzione il tuo intervento e due cose in particolare mi hanno colpito. L'invito a ricordare, come dicevi, non c'è futuro se non si ricorda il passato, e l'impegno alla solidarietà a chi è rimasto indietro. Sì, sono due aspetti che in questo momento particolare che stiamo vivendo, in un'epoca della globalizzazione dove ci sentiamo tutti quanti cittadini del mondo, è giusto fortificare le radici dell'appartenenza in una comunità. Una comunità che ha forte e vigorose le sue radici e una comunità più in grado di poter vincere le sfide del futuro. E Ischia, storicamente come comunità isolana, ha sempre tenuto robuste le sue radici e per questo sono speranzoso per le sorti della nostra isola in ottica prospettica rispetto a questi momenti tragici che stiamo vivendo in seguito alla pandemia. È importante anche, è stato sottolineato, il dovere di dover trasmettere alle nuove generazioni anche attraverso la scuola, con questa nuova iniziativa anche legislativa, che possa trasferire alle future generazioni la cultura del mare, anche per questo, per quanto è importante il nostro mare, soprattutto per noi isolani. Sicuramente il mare che diventa un elemento che ci accomuna al mondo deve avere una maggiore percezione da parte delle giovani generazioni. L'iniziativa di stamattina tende anche a porre l'attenzione su questo aspetto. È stata importante la presenza delle dirigenti delle scuole presenti sulla nostra isola, che sicuramente sapranno far rimbalzare i contenuti di questa mattinata. È arrivata all'ambizioso traguardo della pensione la dirigente scolastica Maria Rosaria Mazzella, apprezzatissima insegnante prima e dirigente poi, molto amata nel mondo della scuola. La sua carriera l'ha vista protagonista soprattutto nel territorio del comune di Barano, con cui la Mazzella ha saputo creare un legame che andasse oltre il semplice rapporto istituzionale. Ai nostri microfoni la dirigente ha commentato il suo lungo percorso, sottolineando come sia stata fortunata a poter svolgere il lavoro che le era sempre piaciuto. Ascoltiamo uno stralcio dell'intervista che trasmetteremo poi in forma integrale subito dopo il nostro telegiornale e sul web. Questo territorio mi ha dato tanto in termini di sfide da affrontare. E a chiusura posso dire che queste sfide sono state possibili solo perché gradualmente si è creata una squadra, un vero patto di alleanza educativa tra scuola e territorio, in particolare con i genitori, sia nel circolo didattico dove sono stata precedentemente, sia qui abbiamo davvero creato comunità educante. Nel senso che, a prescindere dagli incontri formali, consiglio d'istituto, interclasse e quant'altro, ci sono stati momenti non formali di empatia, di ascolto, che mi hanno consentito di orientare tutti verso il fine ultimo della mia professione, che è il successo formativo di tutti gli alunni, nessuno escluso. E io amo sempre dire: insieme siamo più forti. È stato proprio così, perché delle sfide hanno raggiunto dei bei livelli proprio perché si è creata la squadra. Abbiamo sottoscritto un patto di sviluppo territoriale anche con associazioni del terzo settore, col comune, con altri enti, università, e ciascuno ha aggiunto un tassello di qualità a questo percorso di alleanza educativa.
Dirigente, concludiamo con un saluto e soprattutto si immagina una vita senza scuola adesso che l'aspetta qui in avanti. La scuola sarà sempre nel mio cuore. Posso dire che ho visto intere generazioni, è stato bellissimo per me ricevere anche dei messaggi, delle cose carine da bimbi che io ho visto a 3 anni nella scuola dell'infanzia. Infatti quando sono passata in questo istituto ho ritrovato quei bambini che erano cresciuti, andavano in terza media. Questo è stato bellissimo e devo dire mi ritengo una persona fortunata perché ho potuto svolgere il lavoro che mi piaceva, perché è la passione che poi ci fa superare tutti i problemi e tutte le difficoltà. E quindi al primo posto ho messo i ragazzi al centro della mia azione dirigenziale e a loro auguro veramente di poter trovare un lavoro che amano, di realizzarlo, di raggiungere questa meta con impegno e forza di volontà. Posso dire solo che tutte le difficoltà le ho già dimenticate, porto nel cuore dei ricordi meravigliosi e auguro a tutta la comunità scolastica gli auguri più belli e sinceri di buon proseguimento. Concludiamo con un ultimo servizio, un laboratorio sociale virtuoso. Traspare soddisfazione nelle parole degli intervenuti alla giornata tenutasi nella sala consiliare del comune di Procida, dedicata al rifugiato. Tanto l'assessore Morcone quanto la consigliera delegata Carabellese hanno sottolineato le peculiarità del sistema SAI dell'isola. Il servizio. Beh, quella di Procida è un'esperienza bella, interessante, di riferimento anche a una situazione in Campania che è tanto variegata. Ci sono evidentemente situazioni anche importanti e di valore, assieme naturalmente a situazioni invece di grande difficoltà. Penso naturalmente a Casse Volturno, al Destro Volturno, dove c'è ancora tanto da fare per restituire anche diritti e capacità di inclusione. Penso al caporalato, soprattutto in agricoltura, nel territorio a sud di Salerno, però tutto questo naturalmente vede in maniera anche puntiforme una serie di esperienze importanti, di grande valore, che sono di riferimento e sono in qualche modo all'avanguardia di percorsi di inclusione ai quali noi crediamo e sui quali ci impegniamo. Io direi sicuramente che è stata una buona esperienza, se non altro testimonia il fatto che di questo, del progetto SPRAR, si ha in Procida non se ne parla più in termini positivi, come inizialmente invece l'iniziativa era stata accolta da una parte della popolazione con, non dico con timidezza, ma anche con una certa diffidenza. E io direi che la circostanza stessa, che dopo 3 anni non ne parliamo più in questi toni, per noi è un grande vittoria. Oltre che averci connotato all'esterno come un'isola che accoglie, quindi al di là delle parole, delle belle parole, e noi l'abbiamo applicato come fatto. E direi che questi fatti si vedono sull'isola, si vedono per esempio nel fatto che la circostanza che è nata nei mesi scorsi la prima bimba, frutto dell'unione di due nostri ospiti, potremmo definire la nostra prima procidana. E oltre a questo nucleo familiare ci sono stati anche altri nuclei che hanno deciso di stabilizzarsi un po', qualcun altro ha deciso di andare via. Io sotto questo aspetto non ritengo che per noi è un fallimento, anzi i progetti di accoglienza sono progetti che, come il titolo stesso dice, è un compimento del diritto d'asilo. Il diritto di asilo è accogliere queste persone e dare la possibilità alle persone di poter avere una seconda casa, senza per questo doverle indirizzare o modificarle secondo, secondo i nostri stili di vita. Noi abbiamo scelto come amministrazione di continuare ad aderire a questo progetto, perché io ricordo che la visione delle amministrazioni degli enti locali è una visione volontaria che va rinnovata ogni 3 anni, quindi non era scontato, non era automatico. Ci sono amministrazioni che dopo 3 anni decidono di non rinnovare questo il progetto SIAI. Noi coerentemente abbiamo deciso di farlo non solo per una visione politica e anche per una visione dell'integrazione, ma anche perché, come dicevo prima, la comunità, a nostro giudizio, è stata assolutamente accogliente nei confronti di queste persone. Per il nuovo triennio il Ministero ci ha riconosciuto una premialità anche in termini di denaro,
sotto, per due motivazioni sostanzialmente. Da un lato è stata riconosciuta la bontà del modello di Procida, è un modello di accoglienza diffusa, quindi un modello che non comprime in casi, in casone, come in alcuni altri luoghi d'Italia accade, la presenza, quindi non addensa la presenza sul territorio, bensì la rende, la sparge anche per una maggiore integrazione, e dall'altro lato che chiaramente ha riconosciuto, che sotto un certo punto di vista eravamo sotto pagamento dei servizi, quindi per darci la possibilità di migliorare i servizi. E proprio a tal proposito noi per il prossimo triennio speriamo, anzi abbiamo lavorato anche con nell'elaborazione del nuovo bando per migliorare i servizi, e noi speriamo che nel prossimo triennio questo tipo di attività, che è anche un modo per dare un'interazione tra la popolazione locale e gli ospiti, possano essere potenziate e avere una visibilità diversa rispetto a quella che abbiamo purtroppo dovuto, di cui ci dobbiamo accontentare per via del Covid. Napoli Migra racconta la storia di 25 persone, 25 migranti che sono arrivati a Napoli, in città hanno trovato il loro porto sicuro. Sono storie molto dure, storie di viaggi ai limiti della sopravvivenza, ma sono anche storie di rinascita e di voglia di farsi una vita. La scelta di venire a raccontarlo qui a Procida è legata soprattutto all'Alessio, che qui si impegna tantissimo nell'accoglienza dei migranti, e quindi ci sembrava giusto parlarne anche in questa terra che si sta aprendo al mondo. Il meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsione per la giornata di mercoledì con l'anticiclone a interessare tutto il Mediterraneo, stabilità e sole su buona parte dell'Italia. L'estremo nord-ovest invece risentirà di una circolazione di bassa pressione tra il mare del nord e le isole britanniche, con infiltrazioni di aria più fresca in quota. Andiamo a vedere difatti quello che succederà con la nuvolosità, cieli sereni o poco nuvolosi, ma temporale informazione dal pomeriggio sulle Alpi occidentali. Nel dettaglio, difatti, è una bella giornata con clima asciutto, assenza di precipitazioni. Eccoli però i temporali che si formeranno sulle Alpi occidentali, la Svizzera, e poi verso la serata scenderanno anche sulle pianure piemontesi e poi in generale anche le Alpi lombarde. Attenzione a dei temporali localmente di forte intensità, severi sul torinese, biellese e verbano. Altrove una bella giornata sull'Italia con sole, caldo intenso, tocchiamo anche i 35-37 gradi sulle centrali tirreniche. Dettagli maggiori, approfondimenti sull'app di Trevi Meteo. È tutto per stasera con il TG News, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di serata, alla prossima.